arrivato uno dei nostri pizzaioli. Matteo, vuoi venire qua con me? Sì. Vieni. Matteo, noi lo chiamiamo il gigante buono, e si capisce perché lo chiamiamo il gigante buono. È uno dei nostri pizzaioli, pensate, Matteo in una serata fa con serenità 200 pizze. Quest'anno l'abbiamo iscritto al campionato mondiale della pizza, e Matteo e Alessandro, i nostri due pizzaioli, sono arrivati nei primi 100. E al campionato mondiale della pizza ci sono 700 pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Com'è stata l'esperienza del campionato mondiale? È stato bello. Pensate che all'inizio Matteo non voleva venire, ti ricordi? Sì, perché avevo un po' di tensione, avevo anche un braccio rotto. Non voleva venire, invece è arrivato 85esimo. Gli organizzatori ci avevano chiesto se volevamo fare una categoria a parte, riservata alle persone con disabilità. Noi gli abbiamo detto che il lavoro sull'inclusione è lavorare con le altre persone, con tutte le altre persone, che saremmo arrivati serenamente 700esimi. Invece è arrivato 85esimo, Matteo. La sua pizza è buonissima e questa sera avete modo di assaggiarla. La cosa più bella invece che hai fatto con Pizza Auto qual è stata, Matteo? Di averla fatta volare. Ah, Matteo ha imparato a fare le acrobazie con le pizze, e quindi eravamo in Puglia, mi ricordo bene, in quella serata un pizzaiolo pugliese gli ha insegnato, e nel giro di un'ora Matteo ha imparato a far girare le pizze. Il pizzaiolo ci guardava e diceva: io ci ho messo 2 mesi, e quindi bravissimo. Pensate, anche adesso io faccio ai ragazzi delle domande aperte, perché questa intervista non è stata preparata. Le domande aperte sono difficilissime. Di solito si fanno delle domande più chiuse. È arrivato Alessandro, che è l'altro nostro pizzaiolo. Alessandro, ve lo ricordate, perché tutta Italia l'ha invidiato quando eravamo a Tusiche Valles, perché ha fatto un bacio a mano a Belen Rodriguez. Straordinario. Sì. Come ti hai ritrovato con la Belen Rodriguez? Benissimo, benissimo. Alessandro? Sì, tanto vale tutto questo. Ho baciato la Belen Rodriguez. Pensate, Alessandro, quando suo maestro gli ha insegnato a fare le pizze, gli ha detto che le pizze andavano schiaffeggiate per essere aperte. E Alessandro, queste pizze devono essere coccolate. Quando poi il maestro gli ha detto che l'impasto della pizza è una cosa viva perché c'è lievito madre, questo, Alessandro ha smesso di fare le pizze e ci ha spiegato che lui le cose vive non le schiaffeggia. E quindi abbiamo detto che le pizze vanno coccolate. Credo che noi siamo gli unici al mondo a fare la pizza coccolata. Cioè, rispetto anche per la pizza, che poi mangeremo, i ragazzi la mangiano in abbondanza e gli piace tantissimo. Anche Lorenzo era con noi a Tusiche Valles, ve lo ricordate? Lorenzo, anche lui, ha imparato a fare le pizze, però è bravissimo come cameriere, e quindi abbiamo tenuto Matteo e Alessandro come pizzaioli, e Lorenzo si destreggia fra i tavoli in maniera eccezionale. Cosa avresti preferito te, fare il pizzaiolo o il cameriere, Lorenzo? Mi sarebbe piaciuto fare le pizze. Quindi per colpa mia lo costringiamo a fare il cameriere, però sì, è veramente bravo. Ti piace lo stesso fare il cameriere? Sì, certo. Ok, bravissimo. E detto 30 pizze al sugo, parte esclusivamente da noi due. Matteo e il mio assistente e collega Alessandro. I migliori pizzaioli della città.